Siamo in Sardegna alla 12ª puntata dei Popoli del Mare, col nostro nuovo equipaggio di Star Quake. Che Dio ce la mandi buona! Queste Star Quake si vogliono divertire e su Adriatica non ci facciamo certo mancare le scemeggiate, cioè delle sceneggiate sceme, come questa in cui abbiamo ricostruito il gruppo scultoreo della Fontana del Nettuno e quindi siamo in tema, sulle rotte dei Popoli del Mare. Nettuno 1, Satiro 0. Il costume viola l'ho portato, e una. La scena del Titanic l'abbiamo fatta, e due. Se c'è qualche altro rituale marinaresco che non conosco per portare sfiga, sono pronto. Professore, ma da dove vengono i fenicotteri? Ma i fenicotteri sono praticamente un incrocio tra un fenicio e un fenicottero e il tutto accade proprio agli albori della storia della Sardegna, in cui uno dei figli di Norax, rimasto sperduto su uno piccolo scoglio e in, diciamo, in evidenti problemi di astinenza, vide una piccola fenicotteressa femmina e quindi accoppiò, non si può dire in televisione accoppiò, procreò appunto e da qui nacque il primo fenicottero. Uno dei più efferati pirati si chiamava Hassan Aga Pasha. Rappresento un mercante greco e hanno detto che il mercante greco si deve sedere in mezzo alle donne. Io ho dovuto accettare per spirito di abnegazione. Io mi inchino alle sue origini. Ho una famiglia a carico, ho 45 figli. Quante mogli? Una sola. Pensi un po', lo faccia per la mia povera moglie. Continua.